Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Daily del 16, giusto oggi è il 16. E abbiamo un Guppy e un po' di bombe. E una capigliatura imbarazzante. Ma perché abbiamo una capigliatura così tanto imbarazzante? Ma safety cap, ok. Ok, si baserà sulle bombe la run. Non mai convinto ancora il gioco. Sì, forse mi hai convinto. Questo equivale a un HP. E allo sparare un filo più veloce. Vediamo se qua per caso c'è la stanza segreta. Sembra di sì. La milza. Money equal health. Sì, si baserà decisamente sulle bombe, credo. E lì possiamo entrarci, quindi ci entreremo. No, ok, scusa, non volevo. Cuori non ce n'è, anche se qua potrebbe esserci una stanza super segreta che magari contiene qualcosa. Preferisco questo. Che cosa fa questo? Mi dà un filo più di knockback alle lacrime. Ma proprio appena. Allora, quello che faremo noi sicuramente non ora. Interessante. Molto interessante. Mi devo ricordare a fine. Ok, vediamo quanti cuori. Io ci posso passare nel fuoco, eh? Te lo volevo dire. Chissà dov'è la stanza degli oggetti. Me la potevo risparmiare questa. Vai, vieni. Ma è vero che ti respingo indietro, quindi c'è ben poco da. Se vuoi saltare un pochino. Puoi, eh? E invece no. Adesso salti, certo. World of Babylon. Allora, facciamo un attimo, facciamoci i conti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, ora un danno, due danni, riprendi due cuori, quattro danni, ne moltiplico 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, in quel caso avrei 13 danni e si può fare, quindi non conviene, conviene decisamente cercare intanto la stanza degli oggetti. È qua. Cuori. Immaginavo. Non abbiamo. Ma per puro caso, quella la apriremo.
e siamo arrivati qui. Prendiamo due mezzi cuori. E prendiamo, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 danni. Facciamo il quarto danno. Andiamo a prendere il cuore, facciamo il quinto. Esatto. Beh, poteva essere qualcosa di interessante. Su non ci può essere, quindi assenza per forza qua. Ok, abbiamo detto che andiamo a prendere il cuore, quindi l'altra stanza è qua. Vediamo il cuore, vediamo se qua per caso ci sono dei cuori rossi. No, c'è Bart Penny che anche no. Non abbiamo chiavi, non abbiamo possibilità di averne le chiavi, a meno che poi qui dentro non ci sia qualcosa. Tipo, non posso manco aprirla, a meno che questa cesta non ci dia una chiave. No. Però possiamo fare 1, 2, 3. Perfetto. Onesto. Uccido giusto per, tanto non ci interessa. Facciamo così e ci abbiamo un sacco di monete. Ok, e facciamo così e ce ne andiamo. Ok, dopodiché facciamo così, facciamo così. Ok, quantomeno siamo arrivati qua. Adesso qua è un casino perché abbiamo sì due cuori. Un po' più di due cuori, però il vero problema è che non abbiamo danno, soprattutto per questo tipo di stanza, e non abbiamo neanche sufficienti questo io qua ammazzo per esempio. Sì, no, cioè l'ammazzavo così, era palese. Il grosso problema è che senza poi, ecco, per esempio, io devo sperare che loro mi diano qualcosa, che altrimenti non la vedo agilissima proprio. Esatto, è quello che intendevo. Almeno uno se n'è andato. Io continuerò a colpire te. Ok, adesso è un filo più fattibile la cosa. E vabbè, allora mettici 72 anni a scoppiare. Ci interessa. Questo può diventare un problema molto in fretta. Esatto, quello che intendevo. Ah, se mi dà una bomba stanza è quasi fattibile. Quasi. Se poi la smettono di sparare.
No, non era fattibile manco per il cazzo. Va bene. Siamo comunque quasi in top 1000. Non ci è andato nessuno in Darkroom, evidentemente. E abbiamo fatto un punteggio pessimo, veramente. Veramente pessimo. Ho usato le bombe malissimo e ho preso 6 danni in questa stanza senza utilizzare poi la zampa. E è durata solo 6 minuti, quindi direi che ne facciamo un'altra di run. Però deve essere una run veloce, quindi direi di fare una Gridier. Se non, se a voi va. La Gridier l'abbiamo già fatta con tutti. Giusto? Sì. Con uno abbastanza divertente. Con The Keeper. La Gridier con The Keeper. Interessante. Questo è interessante in ottica patto. In ottica patto. Ho sentito il rumore di una bomba. Allora. Cioè no, il rumore di una cosa. E la bomba la mettiamo qua perché gli oggetti che ci sono mi piacciono abbastanza. Prendiamo la chiave. La chiave sperando che qua ci sia un oggetto interessante. My Reflection è uno dei peggiori oggetti del mondo. Appena in tempo proprio. Chissà perché ho dato doppie. Non ho capito. Beh, lo stavo sparando. Ma perché da doppie monete? Soggetto che ho preso, ma perché c'ho carbatteri? Quando ho preso carbatteri? No, sono partito con carbatteri. Nella scorsa run ho preso. Ah, sì, è vero. Ok, va bene, dai, è più divertente così. Perché? Perché nelle transizioni dell'ultima partita non seedata. Quindi stiamo parlando della partita con The Lost. Nell'ultima partita, che era quella con The Lost, che cosa è successo? È successo che ho usato il D100 un'infinità di volte. Direi questo. E che succede utilizzando il D100? È che ho rerollato una infinità di oggetti. E questo ha fatto sì che probabilmente ci fosse in mezzo anche di Hidden Blessing. Possibilissimo, non l'ho visto come oggetto, ma è possibilissimo effettivamente. E Hidden Blessing fa partire la prima run non seedata dopo quella che si fa. Con un oggetto casuale, passivo, attivo, passivo credo, forse. In questo caso è stato Carbattery, che per The Keeper, cioè nella Gridier mod, e con questo oggetto, è fortissimo. Non sono particolarmente difficili in realtà. Il più è colpirli, ecco, e non farsi colpire 2 volte di fila. Ok, uno è andato.
ragno maledetto. Veramente non era finita la stanza, però. Quell'oggetto non posso prenderlo. Purtroppo non posso prenderlo. Però la cosa invece molto interessante è che posso prendere questo, che genererà mosche. Sempre ammesso che partano le lacrime avvelenate. Non ne ho viste. Qui un altro HP? Immaginavo. Ecco, magari non pensavo proprio a breakfast, ma... ti prego. Lo sapevo. Chissà perché secondo te ho detto ti prego. Vabbè, proviamo. Serve sicuramente chi è? Ok, sangue su. E un generatore di sangue su. Sembra onesto. Dei cuori neri vedo che ogni tanto spawnano perché... è l'ultima ondata immagino, ok. Qui non c'è niente che ci interessi. Qui un danno passivo che male male non fa. In realtà ci interessa quello. Secondo me sì. Esatto. Ok. Merda. Qui prenderemo tanti danni, ma già se non moriamo è buona cosa. Ok. Dovremmo essere abbastanza protetti qui.
morire, no? Mi ha contemplato qualcosa. Ti prego, non Krampus. Guarda, accetto tutto. Carina. Infested qui. Not bad. Allora, non c'è niente che ci interessi, abbiamo detto. Perfetto. Sette monete non sufficienti per fare entrambe le cose che vorrei. Questo ci dà solo un sacco di mosche, ma un sacco, eh? Beh, la figata è che non c'è nessun oggetto che ci interessi. Per adesso possiamo rirollare gli oggetti. E avere un tier up ancora. E più mosche. No. Tu te ne devi andare fuori dal cazzo, però. Cazzo. Va a morire. Anche nella tua stessa merda va benissimo. Oh. Dov'è? Sì. Sinto il sì. Questo danno è proprio necessario. Ma che cazzo stai facendo?
Su in serio, no. Sì, ma sto fatto di non poter mai prendere il patto da due cuori un po' mi comincia a rompere il cazzo. Detto come l'ho detto. Quantomeno possiamo vedere entrambi gli oggetti, che già è tanta roba. Un HP. HP e altre robe. Qui mi dà danno in più, non mi ricordo. Betrayal. Con tutti i danni che prendiamo, Betrayal potrebbe essere anche un'idea. In realtà Betrayal, quando esatto, quantomeno si accoppiano tra di loro. Ah, 16 già li ho. Mi ricordo se dà danno. Non dà danno, ma tanta roba. Uno morirà, no? C'ho così poco danno. Veramente? Non avrei detto. Allora, tu hai finito di cagare robe?
come se non ci fosse un domani. No. Ancora uno è morto. Quanti HP hai? Oh, quantomeno diminuiscono un po' questi robbi. Ho perso solamente un sacco d'HP. Belle stanze, eh? Cube of Meat, francamente, se posso me lo evito. Allora, siamo arrivati a 8. 8 di tiers con quel danno. Diciamo che è decente per una partita classica. Un po' più di danno. Ecco, con 7 di danno. Per una partita più o meno base va, andrebbe bene, mettiamola così. Che cazzo è successo? Che è? Sister Miss. No. Ma... ma chi era? Sono sicuro che c'era qualcuno, ma non ho capito chi era. Arrivare a spawn. L'avevo già battuto però prima. Nelle ondate normali oltretutto. Cazzo. Sei da solo? Ma veramente? Ah no, ok, c'era anche zio. Sono spam, ok. E questo farà piacere a tanti di voi, immagino. Cazzo. Guardian Angel. Ah no, Sword Protector. Ok. Si può ad ascendere, no? venti, possiamo prendere sia un oggetto che la chiave. Ah no, perché siamo allo shop già. Quindi niente chiave, ma l'oggetto a sto punto pariamoci un po' il culetto. Non ho fatto in tempo prima a lanciare il coso monetoso.
Madrid, guarda, mi stai un sacco simpatico, anche no, non è giornata. Abbastanza inutile. Prima o poi andava fatto. Piacerebbe un sacco, però no. Ma oggettivamente no. Che prendo. Boh. Mystery gift. Non so neanche che cosa faccio. Cioè, sicuramente non vinciamo, eh. Cioè, che sia abbastanza palese la cosa. Quello aiuta. Ed è indubbio che aiuti. Non è che ti sei incastrato, no? Ah, danno sembra esserci, per carità. Non sufficiente per fare la seconda parte, però. Allora, se non erro, fargli prendere cuore è buona cosa. Perché? Perché dovrebbe abbassargli lo scudo. Questo è quanto mi è parso di capire dopo le centinaia di migliaia di run che ho fatto. Invece questi sono solo dei grandi dal culo. Esatto, gli dà HP, ma come vedete subito dopo li perde a una velocità doppia. Credo sia fatto un po' apposta, perché altrimenti sarebbe lunghissimo da battere. Really?
finché abbiamo monete da cagare fuori, mi sta bene. Saremo più o meno immortali. La seconda parte dovrebbe avere un filino meno HP, non tantissimi meno, eh. Leggerissimi. Vabbè, ma cazzo, però. Sputa, no, la sputa, ma è come se. Beh, ho più monete di quando sono partito. Quantomeno dire quello. Ok, come avete visto, anche una run abbastanza indegna, perché insomma abbiamo 10, 8, cioè non abbiamo poi sto gran. Questa sarebbe la quinta macchinetta che carico, la quarta macchinetta che carico, cosa del genere. Anche una run abbastanza indegna, però con The Keeper, che è un personaggio abbastanza OP in questa modalità. Vero che Carbattery ha fatto tanto, devo dire la verità. Però Carbattery è anche un oggetto che si trova facilmente, soprattutto nella griglia. E niente, questo video è durato un'eternità perché è partito in un modo e finito nell'altro, e ci si sente alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.